Filippo Busin, qual è il giudizio della Lega Nord su questo terzo salva Roma? Il giudizio è che si è superato abbondantemente il limite ormai della decenza. Questo è un provvedimento che è incostituzionale perché fa salvi gli effetti di due decreti decaduti con iniziativa del governo, mentre la Costituzione, l'articolo 77, prevede espressamente che questo deve essere fatto dal Parlamento. E ormai non si contano più le violazioni della Costituzione. Poi c'è la manutenzione straordinaria di due tasse nate male, come la Tari e la Tasi. A tre mesi della loro introduzione hanno già bisogno di essere riviste e manutentate perché ovviamente sono sbagliate, sono incoerenti. La Tasi dovrebbe essere una tassa a fronte dei servizi indivisibili, invece si configura come presupposti e come è stata congegnata come un addizionale delle IMU, che di tassa non ha assolutamente niente. E poi c'è il famoso Salva Roma, su cui c'è solo l'imbarazzo della scelta per criticarlo, perché è un regalo che viene fatto alla capitale senza risolvere, senza impegnare in alcun modo l'amministrazione capitolina ad affrontare in modo deciso e radicale i problemi, che sono tanti. Si fa un semplice regalo di più di 600 milioni che non basteranno, perché fra qualche mese è facile prevedere che ci troveremo punto a capo a discutere di un altro Salva Roma, il quarto questa volta. Questo provvedimento poi non riguarda soltanto Roma? Riguarda, per le cifre messe in campo, riguarda soprattutto Roma. Poi c'è anche il Salva Napoli, perché giustamente una volta che la capitale fa da apristrada si giustamente rivendicano anche gli altri, e allora fate anche un Salva Napoli, poi arriverà un Salva Bari, un Salva Venezia e quant'altro. Il problema è che non si rispetta la legge, altri comuni, anche capoluoghi come Alessandria, hanno dovuto dichiarare il default e fare quelle misure anche dolorose che però sono state necessarie per rimettere in sesto quel comune, pagandone anche lo scotto in termini di popolarità da parte del sindaco. Il sindaco di Alessandria non ha fatto altro che applicare una legge dello Stato, e qui non si fa altro che fare delle deroghe a delle leggi che evidentemente non valgono per tutti, ma valgono solo per chi crede di essere ancora in uno Stato di diritto.